Quando avevo i bambini in affido, ne ho avuti 28 nell'arco di 5 anni, con la piccolina che stava sempre con me, lei aveva 4 anni, lei mi vedeva sempre al computer e sempre davanti al telefono. Tutti i giorni ne costruivamo uno nuovo di cartone. Ma che cosa bellissima questa! Costruivamo uno nuovo, scrivevamo a mano, è giusto aspettare perché purtroppo, e qua dobbiamo aiutare tanto le mamme e i papà, dobbiamo aiutare le mamme e i papà a utilizzare questi strumenti nella maniera più adeguata possibile, perché quando eravamo piccoli noi non c'erano. E spiegaci, qual è il momento in cui si può concedere o il momento in cui non si deve concedere? Il primo errore che spesso facciamo tutti è quello di delegare ai telefonini e ai tablet il babysitteraggio, il servizio babysitting. Certo. È vero che i tablet e i telefonini costano, però a volte la babysitter è un po' più costosa per tanti punti di vista, quindi abbiamo tante cose da fare, li mettiamo davanti a questo strumento. Spesso ci preoccupiamo del tempo, allora quanto tempo deve passare? 5 minuti? Un'ora? Un'ora e mezza di videogiochi? Assolutamente no. A proposito di regole e di tablet e tecnologia, aggiungo un elemento fondamentale. Prima ancora delle regole è fondamentale l'esempio. Questo lo dico a tutti i genitori che costantemente mi parlano di questa difficoltà e vi dico quello che vedo in generale. Molto spesso involontariamente siamo noi i primi a dare un esempio sbagliato ai bambini, perché i bambini imparano innanzitutto dall'esempio, loro assorbono da noi genitori, quindi loro hanno bisogno di vedere noi adulti che facciamo un utilizzo sensato di qualità del tablet, del videogioco o dei social. Se invece loro ci vedono isolarci tutto il tempo, nel tempo che abbiamo libero, andare e far scorrere a controllare il telefonino, esatto. Certo, se invece noi iniziamo a dare l'esempio, quindi anche noi a utilizzarlo in maniera efficace con i nostri figli, lo utilizziamo per la ricerca, lo utilizziamo per rispondere a delle domande, giochiamo insieme ai videogiochi, cerchiamo di coltivare davvero una relazione aperta e di fiducia con i nostri figli, perché se i nostri figli si fidano di noi, appena vedono qualcosa che non funziona vengono da noi e ci dicono: mamma, papà, ho visto questa cosa, come mi comporto? Ma davvero c'è questo? C'è anche questo online? In una fase intermedia, quando invece magari non c'è questo tipo di relazione, comunque i figli sono più grandi e naturalmente si chiudono a noi genitori, abbiamo comunque da genitori il dovere e il diritto di controllare.